Siamo in compagnia di Claudio Onisco, consigliere comunale di maggioranza, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. La vicenda degli espropri Blundo ha almeno una ventina d'anni, ma come mai non è uscita fino ad ora? Non se ne è mai parlato? Lo chiediamo a lei che è uno dei veterani in Consiglio. Allora, bisognerebbe chiederlo alle precedenti amministrazioni, soprattutto all'amministrazione Melito, che nel 1994 praticamente stava al comando del comune, e quella successiva del sindaco Covotta, perché il discorso degli espropri di Camporeale risale addirittura al 1994, appunto, dove si iniziò questo esproprio a carico del Blundo. Però il tutto avvenne con una procedura cosiddetta illegittima, cioè praticamente fu fatta una procedura di esproprio ma senza attuare i vari decreti. Solo nel 2002 sostanzialmente furono adottati dei provvedimenti, però a questo punto nel 2002 il decreto di pubblica utilità era già scaduto, e quindi per questo noi parliamo di procedura illegittima. Quindi, come dice la parola, sostanzialmente è un problema di colpa individuale che bisognerebbe poi individuare. Appunto, dottore, io questo le stavo per chiedere. Lei in aula ha parlato di errori che si ripetono, quindi ha puntato, lo possiamo dire, un po' il dito contro gli uffici comunali. Io le vorrei chiedere, come squadra di governo a questo punto, che cosa intendete fare? Allora, il dito che è stato puntato contro gli uffici, diciamo che è generico, però è chiaro che la procedura degli espropri è un problema che si ripete ormai da circa 20 anni ad Ariano, e ci sta costando molto, soprattutto per quanto riguarda il PIP di Camporeale. È chiaro che non vogliamo dare una colpa specifica, però i responsabili degli uffici all'esproprio, i manager che stavano da allora, perché noi abbiamo avuto anche una fase in cui sul comune c'era il manager, probabilmente non c'è stata una vigilanza corretta, e quindi bisognerà poi individuare eventualmente delle responsabilità, che sicuramente sarà la Corte dei Conti poi a individuarle. Noi potremmo soltanto fare diciamo un'indagine interna affinché questi errori non si ripetano, individuare i punti deboli e correggerli. Che cosa fare al momento? Sicuramente il bando che è stato fatto per un responsabile dell'ufficio, un nuovo dirigente, sicuramente dovrà essere un dirigente molto esperto nella materia dell'edilizia pubblica e soprattutto in materia di espropri, perché, ripeto, il fatto Blundo qua ci sta ad indicare che dovremo pagare una somma non indifferente. C'è stato un suo collega, il Giuseppe Corsano, un neo consigliere, che ha parlato di programmare l'aggiornamento professionale per i dipendenti e non riconoscere l'indennità di risultato. Secondo lei questo può bastare? No, non può bastare. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo nei vari uffici gente che ormai da 15-20 anni risiede sempre allo stesso posto ed è responsabile poi della funzionalità degli uffici, ma questi errori si ripetono, noi potremmo fare tutti gli aggiornamenti professionali di questo mondo, ma diciamo che manca proprio forse un minimo comune denominatore, cioè un senso comune di essere al servizio della collettività, cosa che al momento credo che ci sia qualche problema, perché il fatto che il discorso dell'aggiornamento professionale, il fatto che alcuni dirigenti, pseudo dirigenti diciamo, puntano soltanto sul discorso del risultato, dell'indennità. L'indennità di risultato, sinceramente, è sotto gli occhi di tutti. Ad Ariano abbiamo molte opere pubbliche avviate e mai concluse, ormai sono oltre 10 anni, iniziando sia da Palazzo Campacorta, dalla via Donato Anzani, dai parcheggi e tanti altri, che sinceramente diciamo richiedono un po' di giustizia. Dottore, le sue parole ci ricordano vagamente un po' i discorsi che faceva l'allora assessore Monaco, la dottoressa Liliana Monaco, parole molto dure, insomma anche lei era critica nei confronti della macchina burocratica amministrativa del comune di Ariano. Io non ho conosciuto l'assessore Monaco, sinceramente, quindi non posso mettere
un giudizio, però è chiaro che il discorso degli uffici in generale, ma soprattutto di un ufficio particolare, è sotto gli occhi di tutti. Non è che scopro l'acqua calda, insomma, ecco. La funzionalità degli uffici e soprattutto l'ufficio tecnico richiede una messa a punto. Questo non vuol dire che voglio fare colpe specifiche, sicuramente ci sono delle professionalità valide, ma ci sono anche altre che, insomma, che richiedono qualche aggiustamento. Arriviamo alle conclusioni. Bisogna pagare, ovviamente la sentenza deve essere ottemperata magari con la rateizzazione, eppure ci sono all'orizzonte altri contenziosi. Sempre lei in consiglio chiedeva all'avvocato Scuderi di far luce su altre questioni spinose. La minoranza chiede di inviare le carte alla Corte dei Conti e di considerare anche la procedura di dissesto. Lei cosa risponde al consigliere Michele Caso e al consigliere Giovanni Lavita? Allora, per quanto riguarda il discorso di mandare le carte dei conti, è un atto dovuto. Nel momento in cui il debito sarà riconosciuto, quindi sarà votato, sarà pagato, le carte andranno direttamente alla Corte dei Conti. Ora, il discorso delle responsabilità, come già ho detto in Consiglio Comunale, sicuramente il Comune trae sotto, tra virgolette, un vantaggio, perché si arricchisce da un punto di vista patrimoniale di quest'area del PIP. Però è chiaro che quest'area del PIP, se fosse stata pagata a tempo debito, avremmo ora risparmiato circa 700-800 mila euro. Quindi bisogna vedere se la Corte dei Conti questi debiti, questi interessi maturati e spese varie, se li metterà a conto di qualche amministratore o di qualche ex dirigente. E quindi perché no il dissesto? Ah, il dissesto al momento non è proponibile, in quanto bisogna innanzitutto vedere effettivamente le casse del comune come stanno. È vero che ci apprendiamo ad approvare il bilancio, però bisogna vedere questi debiti in che anno dovranno ricadere, se avverrà una dilazione del pagamento. Quindi parlare di dissesto in questa fase, sinceramente, è fuori luogo. Ma ai cittadini che cosa si sentirebbe di dire? In effetti sono un po' tutti spaventati, onestamente questo debito poi andrà a pesare sulla comunità. Ma noi cittadini, come già ho detto l'altra volta in Consiglio Comunale, è stata la prima volta che in Consiglio Comunale, da circa 20 anni, è stato affrontato così apertamente un problema così gravoso. Quindi abbiamo tutto l'interesse ad informare i cittadini sui reali debiti che vi sono, quindi non si nasconde nulla, assolutamente. Ma a livello di tasse, questa è la domanda che voglio... A livello di tasse, noi abbiamo già dimostrato sulla TASI che vi è stata una lieve riduzione. Non credo che vi sarà un'accentuazione della tassazione al momento credo proprio di no. Sulla TARI vediamo un po' in consiglio che cosa ci propone l'assessore. So che ha fatto un buon lavoro, probabilmente si ritornerà alla vecchia normativa dei 400 metri per gli esenti. È chiaro che la nuova normativa prevede anche una tassazione in relazione al nucleo familiare, e qui bisogna poi confrontarsi con l'assessore per vedere di apportare ulteriore riduzione. Facciamo un attimo un quadro, ancora non sappiamo effettivamente il numero degli espropri, entro il 15 ottobre si dovrebbe sapere. Intanto c'è una questione, un allarme che le ha lanciato sui terreni che riguardano sempre a Camporeale la Fondazione Mainieri. Ci vuole spiegare meglio di che cosa si tratta? No, io feci riferimento alla Fondazione Mainieri perché la prima sentenza del TAR, l'avvocato Scuderi sostanzialmente non si è basato su questo dato, cioè sul dato della vendita del terreno della Fondazione Mainieri all'asta. Disse che non era stato messo a conoscenza di questa vendita, e quindi mancava il punto di riferimento da far presente ai giudici del TAR. A una domanda specifica lui disse che questa cosa era all'oscuro di tutto. E quindi sorge qua un dubbio per sapere se i vari uffici avevano informato l'avvocato Scuderi oppure avevano omesso.
crede che, oppure non lo so se l'avvocato aveva chiesto espressamente un qualche cosa in merito e non vi era stata risposta. Una cosa è certa, che questo dato al TAR non è stato presentato. All'interno della squadra di maggioranza state programmando delle consultazioni su questo argomento nello specifico, anche per, diciamo, cercare di far sintesi fra le varie posizioni, un po' più morbide, un po' più decise come quella che lei ci ha raccontato finora? Ah, io credo che il tutto sarà sciolto con la nomina di questo, con la scelta di questo nuovo dirigente, dopodiché diciamo, sia la maggioranza ma soprattutto l'assessore specifico darà delle indicazioni ben precise. È chiaro che errori del genere non si dovranno più ripetere, non sarà più giustificabile, insomma, assolutamente.